Col Cobra, Sandro Tovalieri era un po' in disparte rispetto al resto della festa, ma c'è qualcuno che sta chiedendo: ma perché un quarto d'ora in campo non te lo fai? Ormai io ho dato, le ginocchia sono un po' andate, quindi non spazio ai giovani, non c'è lo spazio ai giovani. A proposito di spazio ai giovani, anche per me condivido, a proposito di spazio ai giovani, non sto più seguendo proprio ultimamente, ma qualche anno fa la W3 Roma Team c'era un altro piccolo Cobra che però non voleva mai farsi chiamare Cobra, che qualche gol lo faceva. Come sta andando? No, sta bene, adesso gioca in eccellenza Falasca e Lavigno, dove io faccio responsabile del settore giovanile. Si diverte, fa i gol, ne fa di meno del padre, però li fa. Ti diverti ancora a guardare la Roma? T'ha divertito guardare la Roma quest'anno? La Roma è una fede, è un amore, quindi poi dopo tanti anni abbiamo vinto anche una Coppa, quindi ci sono i presupposti per anno dopo anno crescere e migliorarci. Per crescere deve provare a fare un passo più lungo della gamba, prendere un giocatore come Dybala, o secondo te può continuare a coltivare talenti come Mourinho? Qualche talento diciamo ha coltivato quest'anno. I giovani sono importanti, però devono essere sempre abbinati a grandi campioni. Ma io ho molta fiducia in questa proprietà. Già l'effetto Mourinho sicuramente ti fa capire che nel corso degli anni costruiremo sicuramente una squadra importante e competitiva, perché lo merita la città, lo meritano i tifosi. La domanda scontata, ma di questi campioni dell'82 che sono oggi qui a Sonnino, chi vorresti a tutti i costi nella Roma di oggi? Chi alzerebbe l'asticella? Beh, io ho giocato con Bruno, ecco, Bruno okay. Conte, quindi con tutto il rispetto degli altri, per me Bruno è Bruno. Come dicevate voi, di Bruno ce n'è uno e viene da Nettuno. Però c'è anche Bruno Giordano, che è stato un grande giocatore. Ma infatti stavano seduti vicini, fino a prova contraria. Grazie mille al Cobra, grazie. Una buona serata.